Emergenza Covid-19, siamo nella fase 2. Certamente Taranto, come tutto il resto d'Italia, oserei dire del mondo, vive momenti certamente pesantissimi, ma è anche il caso, pur nella drammaticità della situazione, cercare di vedere questo bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, per ripartire di slancio, con slancio, per non piangersi troppo addosso, per ripartire in una sola parola, pur con tutte le enormi difficoltà che ci sono. Ho al mio fianco Mario Lalinga, che è un imprenditore commerciale, titolare della nota attività Lalinga Oro a Taranto, che vuol dirci qualcosa, vuol esternare questo suo spirito positivo. Per una volta tanto vogliamo farci contagiare non dal virus, ma da questa voglia di ripartenza. Esatto. Ciao a tutti, innanzitutto un saluto a tutti quanti. Certo, la mia premessa innanzitutto è che sicuramente è evidente agli occhi di tutti che stiamo vivendo un periodo difficile, sicuramente il periodo più difficile degli ultimi 100 anni, è toccato a noi purtroppo, e questo è. Le epidemie fanno parte della storia. Purtroppo questo non dipende da noi, nessuno si aspettava una cosa del genere, né la popolazione, nei commercianti, nelle associazioni di categoria, neanche il governo immagino si aspettasse una cosa di questa gravità. Niente, io cosa posso dire? Sicuramente posso dire che nonostante tutte le difficoltà, adesso incomincia la fase 2, col contagocce, pur col contagocce ritorneremo ad aprire con le nostre limitazioni. Io non faccio parte di quelli che apriranno dal 18 maggio. Aprirò dal 18 maggio. Per quanto mi riguarda ci stiamo organizzando con tutte le dovute misure di sicurezza e stiamo facendo anche di più, proprio per rendere il nostro locale il più sicuro possibile per noi e per i clienti che ci verranno a trovare. Voglio lanciare un messaggio importante alla nostra popolazione. Noi in questo periodo assurdo che ci è capitato facciamo parte fortunatamente di una città dove la città dove il contagio è stato meno presente, in una regione già con pochi contagi. 255 mi pare in tutta Taranto e provincia, considerando che parliamo di 600.000 abitanti, è un risultato eccezionale. Questo volevo fare anche un grande ringraziamento alla nostra popolazione che ha reagito benissimo alle misure restrittive di questo governo, anche a tutti gli operatori, le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, finanza, vigili che hanno operato in maniera, l'esercito, in maniera eccezionale per quanto mi riguarda, per quello che ho potuto vedere, e soprattutto un grande grazie alla nostra popolazione che ha permesso sì che il virus non si propagasse anche. È un grazie enorme al personale sanitario. Personale sanitario, dove quello lo volevo tenere all'ultimo, ovviamente che ha fatto uno sforzo immane in questo periodo. Bene, detto questo, il momento di piangersi addosso è finito, perché tanto il problema rimarrà. Quindi cerchiamo di vedere il lato positivo, che piano piano si ripartirà, cerchiamo di organizzare i nostri locali nel miglior modo possibile e di dare anche, non potremo abbracciarci, ma di sorridere, non potremo abbracciarci, ma di sorridere con gli occhi, nel senso che cerchiamo di dare anche un'iniezione di fiducia alla nostra cittadinanza, che ormai è chiusa da troppo tempo e ha voglia di, se scende di casa a fare una passeggiata, di vederci, non dico con il sorriso perché avremo le mascherine, ma almeno con gli occhi felici di tornare a fare il nostro lavoro, che è un lavoro bellissimo. Dal 18 maggio si riparte con più slancio di prima. Esatto, io voglio fare un forte in bocca al lupo, un ringraziamento alle associazioni di categoria che stanno davvero lavorando tanto per farci ottenere quei diritti che secondo me ci spettano, che ancora non ci sono stati dati. Però detto questo, il nostro compito, parlo del singolo commerciante, è davvero quello di dare una forte iniezione di fiducia e di ripartire il motore di questa Italia.